presupposto che siamo di parte? No, assolutamente siamo no. Imparziali. Partiamo dal presupposto che sarà una critica assolutamente imparziale, che grandiosa sfilata. Abbiamo visto tutte le tendenze, dal mio punto di vista, molte delle più interessanti tendenze che abbiamo visto anche sulle passerelle di Milano, Parigi, New York e Londra, disegnate però con anticipo. Design, no, non sono state copiate, questo è certo. No, infatti la cosa interessante, diciamo, di quelli che sono gli studenti di Domus Academy è che, essendo anche un melting pot di studenti che arrivano da tutto il mondo, hanno una visione a 360 gradi di quello che succede nel mondo. Quindi è molto interessante, ci sono anche un sacco di spunti tipo dei tessuti biologici, ci sono un certo upcycle, quindi il fatto di ricercare grande sensibilità su quello che succede nel mondo della moda. But I'll ask you anyway, gonna ask you anyway, I know. Mi è piaciuta tantissimo anche la collezione di non so chi di questi ragazzi, che ha fatto questa interpretazione grandiosa del denim, delle zip, certo. un ritorno agli anni 90, completamente reinterpretato, un bellissimo concetto. I giovani amano il jeans, lo elaborano, lo rivedono, e qui sono state ben due collezioni, una in cui è stato utilizzato il tessuto denim proprio come protagonista della collezione, e l'altra invece il denim usato, fatto rivivere una chiave contemporanea con le zip. Quindi diciamo sì, il denim piace a tutte le generazioni. Assolutamente sì, forse perché siamo un po' nostalgici, a prescindere da quando siamo nati e cresciuti, comunque il denim ci ricorda sempre qualcosa. Assolutamente. Una domanda che mi piace fare agli addetti ai lavori, non so se l'hai notato anche tu, io qua ho visto una grande vocazione creativa, però tanti di questi giovani amano, cioè, sembrano aver riscoperto la passione di sporcarsi un po' le mani, nel senso di partire dalla modellistica, di partire dalla prototipia, da tutti quei mestieri che fino a un po' di anni fa tutti ti rispondevano io voglio fare il direttore creativo. Certo. Adesso invece c'è più coscienza forse anche di quelle che sono le professioni veramente importanti per il nostro sistema. Diciamo che una delle mission di lavorare nelle scuole di moda è quello di insegnare tutto il processo produttivo agli studenti. Alcuni di questi studenti che avete visto, ad esempio, hanno progettato le stampe, hanno stampato personalmente, hanno realizzato i capi, quindi noi cerchiamo di fargli veramente fare tutto il processo in modo tale che sappiano, anche perché se tu hai la consapevolezza della realizzazione di un capo puoi anche progettarlo, se no non hai un'idea neanche di fare uno schizzo creativo così senza saperlo realizzare è molto complicato. Quindi diciamo che una delle mission di noi docenti è anche questa. Stiamo assistendo ad all'ennesimo periodo particolare per quanto riguarda i vertici della direzione creativa. Sembra che sempre più mostri sacri della moda all'improvviso crollino e arrivino dei giovanissimi con delle idee molto fresche a capo di brand grandiosi. Questo era successo negli anni 90, è successo poi di nuovo nel 2008, forse dopo il giro poltrone più importante. Ora sembra accadere di nuovo. Qual è lo spazio in cui tu collocheresti i brillanti giovani di oggi? Allora, spero che le grandi Maison aprono le porte ai giovani, cosa che è stato fatto veramente molto poco negli ultimi anni, perché diciamo che tutte le Maison cercavano invece di creare dei design dei veri e propri star. Sicuramente anche perché i giovani hanno più una mente, una visione diversa e forse sono anche più creativi, perché non lasciamo spazio ai giovani, anche perché questo è un lavoro per i giovani. Esatto, che possono insegnare forse qualcosa che neanche le grandi Maison sanno. E sicuramente hanno un polso di quella che è la situazione del mondo e di quello che forse il mercato vuole. Assolutamente, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo prezioso intervento e arrivederci alla prossima. Arrivederci.